ed è quindi ciò che compone il nostro corpo di luce. Quindi lei sta vibrando, loro stanno vibrando di questa cosa. E ricordate che l'anno scorso vi avevo detto, un po' alla volta vi insegnerò a vivere come anime e a osservare gli altri come anime. E allora si comincia a percepire questo tipo di mondo. Naturalmente, dato che facciamo una lezione all'anno, ci vorranno 87 anni per finire la prima parte. Beh, così. Il coraggio di vivere senza stampare. Senza sentirsi a disagio. Non c'era nessun disagio in questa parola. Bene. Se vuoi dire qualcosa. Anzi, mi è venuta una riflessione, cioè non so da dove è arrivato questo pensiero, che 7 anni fa avrei potuto avere un lavoro fisso e non avevo mai preso in cioè non mi ero accorta che era un'opzione che non avevo mai preso in considerazione, invece si è scelto di fare lo studio e fare questa cosa lì, no? Della divulgazione. E mi ha fatto ridere questo pensiero. Perché è bello, cioè è bello quello che stiamo facendo. Ultimamente sto passando un momento un po' difficile sulla mia fede, cioè un po' di confusione. E mi serve riconnettermi alle emozioni superiori, alla mente superiore, più che mai. Guardate questa cosa. Dopo pranzo mi è venuta in mente una cosa che 7 anni fa avrei avuto la possibilità di avere un posto fisso. Sembra un discorso normale, non è un discorso normale, a parte che lei è fuori di testa, quindi già per definizione. Quindi. Però è una cosa, vedete, quando poi andrà di là, avremo il tempo di valutare le cose, ci accorgeremo che le cose importanti nella nostra esistenza sono quelle magari che passano più osservate, più piccole. Forse per gli altri sono importanti, no? Certo, dal punto di vista pratico dice, ah, che bello, che coraggio, non so se vogliamo commentare, non so se vedete, il commento, ah sì, perché era giusto, ah però che bello che ci ha scelto, no? No, non avremmo voglia di commentare e dire che brava, che bello, che brava, che bello, no, perché lei ha avuto in mente quella cosa ben precisa, perché questa è la soluzione. Pensa, sembra una frase così. Questa è la soluzione dei problemi esistenziali che erano la stragrande maggioranza delle persone adesso, cioè quest'ansia di vivere, di arrivare a fine mese, di non sapere come gestire le cose, c'è in giro un'ansia, tonnellate di ansia. E qual è la sua risposta? Non abbiamo fatto nessuna domanda, va. Anticipa le domande. Ricordo questa cosa, ho avuto questa possibilità. E invece eccoci qua. Datevi, ma che minchia di spiegazione è? Invece è questo. Perché in questo periodo abbiamo proprio bisogno tutti quanti, perché siamo circondati e saremo circondati sempre di più da situazioni di ansia, di frustrazione, perché le cose vanno un po' a rotoli, non solo dal punto di vista interiore, vi ho parlato di follia, ma anche dal punto di vista commerciale, se volete. Sempre meno possibilità di scambi, perché il denaro è uno scambio, quindi se non ho possibilità di scambiare, in qualche modo mi devo richiudere in me stesso e la frustrazione sarà sempre maggiore. Lo vedo io che ho un commercio, lo vedete tutti, ma lo vedo anche dall'altra parte del mondo, è proprio una trappola planetaria organizzata apposta per farci emettere tonnellate di ansia. La risposta è questa, e cioè che l'esistenza terrena ha comunque un valore qualitativo e non quantitativo.
E questo in questo periodo ci vuole maggiore fede ancora una volta. La fede che stiamo facendo le cose giuste. E come si fa a sapere se stiamo facendo le cose giuste? Occupatevi delle cose del Padre e tutto il resto vi verrà dato in più. Questa è la cosa giusta. E tra un lavoro fisso e la divulgazione di alcune cose, probabilmente, molto probabilmente, anzi, sicuramente, l'aspetto crescita è quello che più si avvicina a una crescita spirituale generale. Ecco, vedete, se mentre le ragazze parlano voi state pensando se a quello che direte dopo, vi perdete tutta questa bellezza, capito? In nome di un pensiero per cui, certo, ma io sono direttore di banca, che vado lì e poi faccio la figura del cretino. Vabbè, che problema c'è? A parte che per fare la figura del cretino ci vuole qualcun altro da qualche altra parte che abbia questo tipo di modalità di pensiero, cosa che qui non esiste. Capite perché vi dico di concentrarvi su? Tante cose che esprimono ciò che noi siamo realmente. Non so se avete visto Eleonora che mentre parlavo guardava voi. Dove diceva io oggi sono un po'. Sono piccole cose, però testimoniano un lungo lavoro ulteriore in cui non sono più io che vado a ricevere un insegnamento. Adesso quelli dopo faranno così con la testa. Così con la testa tutto il pomeriggio. Un cane sulla capellina. Vedete cosa vuol dire? Non sono più io che ricevo l'insegnamento, ma siamo noi che riceviamo l'insegnamento. Per esempio, lei diceva, che bello questa sapere che abbiamo un ologramma comune, vero? Come ti chiami? Patrizia diceva. Prima di uscire, che bello che abbiamo sapere che c'è questo ologramma comune, che dà questo senso di appartenenza. Che carino. Vedete come oggi ognuno, stamattina ognuno abbia preso delle cose completamente diverse dagli altri. Per quello che vi dico di riascoltare molte volte la cosa, perché ci sono dei punti salienti che ci colpiscono e su quelli cominciamo a vibrare, no? Sono proprio, comunque sono degli aspetti dell'ologramma, quindi sono le cose che riusciamo a stampare. Becchiamo tutto. E la testimonianza di Leonore è questa. Prende tutto. Poi riesce a stampare qualcosa, addirittura non riesce a stampare niente, che è proprio per me l'ideale. Non stampate niente di ideale. No, non è vero, però è bello anche dire che è bello, mi piace questa cosa dell'ologramma. Anche se sono un'immagine, ma in realtà il lavoro su di sé è una cosa infantile, non è una cosa complicata. È vero che dico delle cose complicate, ma se ci pensate bene, poi sono cose che potete capire facilmente. Non c'è nessun termine strano, no? Non c'è nessuna terminologia strana, non c'è nessuna cosa che dovete studiare, non c'è nessun libro da consultare, semplicemente siamo qua e parliamo degli altri, se c'è qualcosa che non capiamo chiediamo, insomma si può parlare di qualsiasi cosa con una semplicità incredibile. Parlare dell'aldilà, sembra impossibile parlare dell'aldilà, eppure ne abbiamo parlato e è così semplice, perché in realtà l'aldilà è al di qua. Come fai a sapere cosa vivremo al di là? Semplicemente mi guardo dentro e vedo cosa c'è. Allora, mi guardo dentro e vedo, mi guardo fuori e vedo il mio corpo fisico. Morirà? Sì, molto semplice, una cosa molto semplice. Cosa resta? Io mi pongo queste domande e poi mi rispondo. Magari un altro si pone la domanda e dice non lo so, fa niente. Allora la domanda, no? Comincia a muovere qualche cosa. Allora io mi guardo dentro e dice cosa resta quando il mio corpo? Semplice. Resta l'impulso a costruirmi un corpo, è una cosa di una semplicità devastante, ve l'ho parlato l'anno scorso di questo. Ciò vuol dire che devo stare tranquillo, perché in qualsiasi luogo io mi troverò, formerò un corpo col materiale che sarà presente in quel posto. È semplice. Come fare a vedere questo impulso? Boh, non so, ci proviamo, non è l'argomento di oggi, però è semplice, sono
cosa semplice. Poi mi guardo dal punto di vista emozionale, che cosa c'è in me, quali emozioni ci sono. Semplice. Ci sono delle emozioni che sono fatte in un certo modo, che hanno una certa densità, e altre che ne hanno un'altra. Senza fare discorsi strani, le energie, non voglio offendere nessuno, ma non c'è bisogno di nessun chakra che è aperto o chiuso, non so se vedete, non è che gli devo dire, cioè il quinto chakra che va di qui e il terzo chakra che va di là. Si può fare, se uno è appassionato si può fare, ma magari non è che bisogna conoscere un linguaggio specifico per entrare in questi tipi di argomenti, se ne parla così. Chi non riconosce che ci sono delle emozioni che hanno delle controindicazioni, che seguono alcune leggi che sono terrestri e altre che invece esulano da queste leggi e che portano nel regno dei cieli? Certo, si può anche fare un lavoro nei corsi, noi spieghiamo queste cose qua, ed è una cosa importante da fare, perché altrimenti le persone all'inizio non sanno proprio distinguere. E il rischio è sempre lo stesso, mi innamoro, emozione superiore, poi dopo due minuti, due giorni, questa cosa è completamente persa, perché entra in atto il sentimento di paura di perdere l'altra persona, il sentimento del possesso, la gelosia e tutte queste cose che noi conosciamo bene. Beh, quando cominciamo i corsi anni fa, le persone non sapevano assolutamente distinguere. Non esisteva neanche il pensiero che si potesse distinguere, neanche il sospetto che si potesse distinguere. Poi è così semplice, dici guarda che l'innamoramento è quando tu dici strozzerei mia moglie perché la amo troppo, guarda che non è la stessa cosa, davvero. Guarda che quelli che ammazzano la compagna perché per amore, guarda che c'è qualcosa che non va, beh, quello lo vedono tutti, ma qual è il punto? Dov'è il limite? Dov'è? Se ci sono delle emozioni dense e quelle più leggere, dov'è il punto da sorvegliare? Abbiamo fatto questo lavoro, adesso è passato, adesso le persone hanno un'idea di cosa possono guardare. Abbiamo spiegato le leggi che governano il mondo inferiore e le leggi che governano il mondo superiore. Sono cose da sapere, sono interessanti, sono importanti. E sul mentale mi guardo dentro e vedo e sento questo chiacchiericcio continuo, lo vedo passare e va bene, quella è la mia mente e mi chiedo, sono questa roba io? Naturalmente la risposta è veloce, no, non sono questa roba, voglio andare nell'eternità con questo chiacchiericcio dentro, non ci penso nemmeno, voglio andare nell'eternità o perlomeno da qualche altra parte, con il silenzio. Se lo ricerco con passione, con fede, voglio andare. Adesso posso trovare questo silenzio? No! Silenzio proprio tecnico, c'è niente che mi parla nel cervello. Perché? Perché queste entità sono la conseguenza di tutta la mia vita, di una vita passata in un mondo normale, nel mondo di Matrix, nel mondo del principe delle tenebre, se volete mai, nel mondo della confusione, in cui ogni volta che ho aggiunto senza sapere, perché nessuno me l'ha mai insegnato, nessuno ce l'ha mai insegnato a scuola, che mai ci insegnano queste cose? Aggiungendo emozione a dei pensieri, ho creato delle entità che vivono intorno a me, che stanno qua con me. Posso eliminarle? Sì, ma dovrei occuparmi solo di questo, perché poi alla fine perderei contatto comunque con la realtà. Bene, adesso le tengo lì. È un po' come se io cado da bambino e mi mettono un ferro in una gamba. E me lo tengo. Non è un grosso problema. Non è che smetto di vivere e di fare un lavoro su me stesso perché ho qualcosa dal punto di vista fisico che non funziona. Mi hanno tolto un dente, non è che devo stare lì a piagnucolare, mi hanno tolto un dente. Allora, l'incarnazione è così, ha le sue regole. Bene, anche a livello mentale abbiamo tutte queste forme di pensiero che si sono create. Ogni volta che siamo caduti dalla bicicletta abbiamo creato dei partner, delle figure che girano intorno a noi. Ne abbiamo centinaia, probabilmente anche migliaia. Che problema c'è? L'importante è trovare comunque il proprio centro. Dal centro poi si possono osservare tutto questo andare e rivieni, insomma.
e avere il proprio spazio. Allo stesso modo come si può andare in una spiaggia o in un mercato pieno di gente e comunque avere il proprio spazio. Quindi le persone intorno possono dar fastidio oppure semplicemente possono essere un dato di fatto che non mi impedisce comunque di trovare la mia centratura e di essere paradossalmente solo in mezzo alla gente. Quindi adesso viviamo in un mondo che ha le sue regole, che sono molto pesanti da un certo punto di vista. Bene, perché alcune cose non le possiamo fare. Poi però mi guardo dentro, quindi vedo tutto questo a dirivieni, so che non sono io, so che comunque è qualcosa che gira intorno a me, so che se voglio mi metto lì, ma è lunga perché per eliminare una forma pensiero devo smettere completamente di dare nutrimento a questa forma pensiero. In un certo senso la devo far morire, la devo far essiccare. Allora se ci fossero delle creme, si spalla la crema. La posta, invece bisogna portare tutta la propria attenzione su questo. Ricordo una volta di uno che faceva questo lavoro, ma era una persona anziana, simpaticissima. Io facevo una conferenza, poi toccava a lui dopo di me. Un'oretta a testa, sapete quei posti dove si fanno. Mi sono fermato, aveva una faccia simpatica di quelli che coltivano. Faceva una conferenza, non si capisce neanche perché. Perché dice che lui sentiva delle cose strane. Allora lui dice, no, perché ho scoperto che i miei pensieri, posso lavorare sui miei pensieri e aiuto le persone, perché questi pensieri possono essere nocivi, possono essere pesanti, possono far sviare dalla via, così. E poi con una semplicità e un'ingenuità tremenda, sì, però, dice, però, mi sono accorto che una volta finite queste situazioni, c'erano anche quelle delle vite passate. L'ha detto, non lo diceva in senso che magari qualcuno dice adesso vi parlo delle vite passate. Oh, lui è proprio uno che coltiva le patate. Bellissimo, non so se vedete cosa voglio dire. No? Proprio ingenuo, dice, mi sono accorto che sì, sono andato dentro di me, poi aiuto le persone così, dice, di liberarsi da queste cose. Poi qualcuno di quelli con cui parlavo ha cominciato ad andare ai tempi dei Romani e allora mi sono reso conto che un lavoro infinito non finisce mai. Fantastico, è fantastico. Anche poi non so se abbia smesso o no, perché e faceva un lavoro di questo tipo, un po' di recuperare. Ora ci sono delle cose che si possono recuperare perché magari rappresentano dei pesi psicologici, no? Psichiatrici a volte. Quindi è chiaro che prima di fare un lavoro su se stessi, se ci sono delle cose, è chiaro che se entro in questo posto e soffro di claustrofobia, è difficile ascoltare i conferenziere, perché sono lì così, non vedo l'ora di uscire e tutta la mia, 90% della mia energia è lì nel cercare di lottare contro questa cosa, perché no? Quindi evidentemente no, lavoriamo su questa cosa, vai dalle persone giuste, vai a fare qualche terapia, lavora su te stesso per eliminare questa cosa, poi comincia da zero. Infatti questo tipo di lavoro è per le persone che sono più o meno a zero, ecco. Se mi spiego, è chiaro che se uno è alcolizzato e viene qua a ascoltare una conferenza, dopo un minuto non riesce più a mantenere l'attenzione. Insomma, posso fare migliaia di esempi, ma avete capito quello che voglio dire. Il lavoro su di sé è fatto per le persone per gli zero, quelli che sono perlomeno normali. Sì, che sembra un'offesa, no? Sembra un'offesa. Quasi, no. E allora mi guardo dentro e poi vedo tutto sto casino e lo lascio lì. Ci convivo. Come convivo col ferro che non ho? Come convivo con i denti che mi hanno tolto messo? Come convivo con il mio stomaco, il mio fegato, con quello che è? Fino a che funzionano e avanti. Quando non funzionano più, cambio, sperando di arrivare da qualche parte dove l'educazione sarà diversa, cioè dove si educheranno i bambini a vivere nel mondo dell'anima piuttosto che in quello della personalità. Adesso viviamo invece nel mondo di Matrix, dove tutta l'educazione è praticamente basata sull'inserirsi in Matrix piuttosto che inserirsi nel mondo dello spirito, perché il mondo dello spirito è invisibile a coloro che non fanno uno sforzo per entrarci.
Allora mi guardo dentro e poi vedo che in certi momenti non è così. In certi momenti questo caos che gira intorno non si ferma, però non è più rumoroso. Perché c'è un certo tipo di connessione, di concentrazione con qualche cosa che ha una sostanza diversa. E una volta, due volte, tre volte, quattro volte, si guarda un po', si vedono gli effetti sulle persone. Questo senza mai avere visioni strane, colori, madonne, extraterrestri. Ho sempre desiderato fare un lavoro terra terra, normale, accessibile a tutti. Fin dall'inizio, proprio, no? Niente, niente. Deve essere qualcosa quello che parlo, anche se è strano, deve essere comunque qualcosa che è verificabile dalle persone che lavorano. Se le persone si danno la pena di guardare. Quindi, voi percepite la realtà di questo mondo e bene, questo è quel sapore che abbiamo visto adesso, tra interventi, quel sapore che voi mantenete. E poi ci sono molte altre cose da dire, ma andiamo avanti ancora dopo. Vi tocca.